Mamma mia, ragazzi, ma si potrà, cioè, metterci mezz'ora per un cacchio di lucchetto, cioè, basterebbe fare così, tenerlo e poi aprirlo. Ebbene sì, un ringraziamento va a questa azienda che si chiama E-Link Smart, che mi ha inviato questo prodotto da testare. Questo è un lucchetto con apertura con impronta digitale. Nella confezione trovate il cavetto USB, micro USB e un bugiardino con le istruzioni in inglese, però nessun problema. Ci sono io che ve lo posso spiegare tranquillamente perché è anche molto molto semplice. È interessante perché, come ho fatto nell'introduzione, insomma, simpaticamente, quante volte ci troviamo magari o in palestra, in piscina, dove utilizziamo, magari anche nelle scuole se ci sono gli armadietti, questo non lo so, dover utilizzare un lucchettino per chiudere i nostri valori, i nostri oggetti e cercare le chiavi, quindi mezz'ora per trovare ste cavolo di chiavi per andare a aprire questo benedetto lucchetto e non si trova mai. Poi, per non parlare, se magari le abbiamo dimenticate oppure le abbiamo addirittura perse. In questo modo tutto questo lo si risolve con che cosa? Con un lucchetto di questa generazione che basterà, vediamo se lo prendo bene, esatto, basterà con la nostra impronta digitale per poterlo aprire. Molto molto utile, molto interessante. Particolarità di questo lucchetto: si possono memorizzare fino a 20 impronte digitali, anche di più persone. Ok, quindi l'importante è la prima volta che lo utilizzate, quindi sarà l'amministratore che lo sbloccherà, quindi ci sarà sempre un amministratore, la prima persona che utilizzerà questo lucchetto e che poi andrà a far sì di sbloccarlo per magari memorizzare altre impronte digitali di magari amici, parenti di qualcun altro. Questo è molto molto importante. La durata della batteria la danno addirittura per un anno, 3000 sblocchi. Si ricarica, l'ho già detto, con un semplicissimo cavetto. Loro danno in dotazione un cavo USB, micro USB, che si collegherà direttamente. Guardiamo intanto il verso, lo si inserirà come un normalissimo cellulare, lo ricaricheremo. Una volta caricato, lui si spegnerà, quindi una volta che mettiamo sotto carica, lui accenderà la luce rossa e quando ha finito di ricaricare si spegnerà. Ma come ho già detto, ha una durata lunghissima, un anno in stand-by, quindi che può rimanere in questa maniera. Nessun problema, perché se si dovesse, nel momento stesso che si dovesse ricaricare, vedrete la spia rossa lampeggiare, quindi quello è un avvertimento che la batteria si sta scaricando. E la domanda naturalmente qual è: se si dovesse scaricare mentre il lucchetto è bloccato e chiuso, è una semplicissima, magari una power bank, utilizzate una normalissima power bank, gli date l'alimentazione in quel modo e poi lo andrete a sbloccare con l'impronta digitale per poi toglierlo e metterlo magari sotto carica a casa. Però adesso andiamo a vedere come lo si utilizza, quindi come lo si può configurare. Molto molto semplice. La prima volta che lo prendete e lo Quindi la persona, l'amministratore, sarà quello che deciderà poi chi inserire come impronta digitale. Io, ad esempio, oltre a me, ho messo magari la moglie e le due figlie, perché magari se hanno bisogno di aprire questo lucchetto, insomma, qualcun altro ci deve essere. Come fare? Basterà tenere premuto questo pulsante. In questo momento dà una luce azzurra. E in questo momento potremo andare a inserire le impronte digitali di altre persone, quindi potrete aggiungere 5 impronte digitali. Bastano 5 impronte digitali di ogni persona. Magari io cosa ho fatto? Ho messo 3 del pollice, perché di solito lo si prende in questa maniera, e quindi andrò a premere col pollice, non con le altre dita, logicamente. Magari 3 con la mano destra e 2 del pollice sinistro, così lo potrò aprire in tutti e due i modi. Una volta fatto questo, lui ha già memorizzato la nostra impronta digitale
e siamo a posto. Noi possiamo andarlo a chiudere, fare una leggera pressione. Naturalmente dobbiamo andare a mettere l'impronta come l'abbiamo inserita, come vedete, perché se io lo metto in punta come sto facendo, non ha memorizzato con l'impronta digitale, proprio bisogna appoggiarlo correttamente il dito sul lucchettino e lui immediatamente, come vedete, si aprirà. Quindi luce rossa quando noi non avremo fatto, quindi non avremo appoggiato esattamente il dito, luce verde naturalmente con lo sblocco del lucchetto direttamente. La cosa molto importante che poi l'azienda dice anche, comunque trovate il link sotto in descrizione, se per caso un prodotto che magari non funziona, molto strano che non funzioni, comunque non si sa mai, magari non funziona bene, oppure volete fare il reso, quindi non vi convince, non vi piace, insomma ognuno avrà le proprie motivazioni. La cosa importante è che viene detta di resettare il lucchetto, perché nessuno, neanche quindi i venditori, potranno resettare il lucchetto. Quindi è molto importante, prima di renderlo, di fare questa operazione. Come si fa? Bisognerà tenere premuto il lucchettino con la nostra impronta digitale che abbiamo memorizzato, arriva la luce azzurra, ma noi continuiamo a tenere premuto. Ecco, vedete, adesso c'è la luce rossa fissa. A questo punto andrete a confermare il reset inserendo la vostra impronta digitale e lui si resetterà completamente, quindi andrà nelle impostazioni di fabbrica. Molto molto interessante questo discorso. Quindi in piscina, in palestra, dove volete, a scuola, armadietto, così, invece della scomodità di avere la chiave, che magari è sempre questa chiave che dobbiamo averla in giro da qualche parte, la perdiamo, magari la potrebbero anche aprire questo lucchetto. In questo modo non ci sono assolutamente problemi, perché o vi tagliano il dito per utilizzare la vostra impronta digitale, oppure questo lucchetto non lo apriranno mai. Bene, dai, io direi che con questo è tutto. Nuovamente ringrazio l'azienda E-Link per avermi inviato questo prodottino, questo lucchetto con impronta digitale, lo sblocco con impronta digitale. Dateci un'occhiata, se vi può interessare trovate il link sempre sotto in descrizione. Direi che con questo è tutto, un saluto sempre ai nuovi vecchi iscritti e un abbraccio che mi vuole bene. Ciao ciao da Teto.